Questa mattina i sindaci di alcuni comuni del sud della provincia di Salerno hanno incontrato il consigliere alla sanità di Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, Enrico Coscioni. L'incontro si è tenuto a Palazzo Santa Lucia e hanno partecipato i primi cittadini di Polla, Sapri, Castelnuovo Cilento, Vallo della Lucania e Rocca d'Aspide. Durante l'incontro si è discusso soprattutto dell'attuazione del nuovo decreto Balducci e sul piano ospedaliero, soprattutto in merito alle linee sull'emergenza-urgenza. Per quanto riguarda il nosocomio di Polla Luigi Curto, il sindaco Rocco Giuliano ha chiesto un intervento della regione, soprattutto in merito alla carenza di personale, e ha anche chiesto rassicurazioni sul mantenimento e anche rafforzamento di servizi e strumentazioni. Per quanto riguarda possibili tagli, ci sono state date delle rassicurazioni, anche se, ha affermato il primo cittadino di Polla, la guardia deve restare alta. Invece, per quanto concerne la cronica carenza di personale, soprattutto medico, occorrerà attendere lo sblocco del turnover e il rientro della sanità campana dalla crisi che l'attanaglia da tempo. Ma è possibile una mobilitazione interna e alcune assunzioni straordinarie per ovviare alle difficoltà del Curto, ha concluso Rocco Giuliano.